Buona giornata, bentrovati ancora con l'almanacco e con l'oroscopo. Oggi è il 23 luglio e si festeggia Santa Brigida di Svezia. Come no, un compleanno di un grande cantautore napoletano come Edoardo Bennato, nato oggi il 23 luglio del 1949. Max Cipollino allora, poi Cinepanettoni a volontà, attore, comico, cabarettista. Massimo Boldi, nato oggi 23 luglio 1945. Il proverbio ci porta direttamente all'oroscopo. Amor non si compra e non si vende, ma in premio d'amor, amor si rende. Ariete, giornata meno facile di quanto avreste sperato. Evidentemente lo stress accumulato durante la settimana è tale che fatica ad assorbirsi. Il tutto non diventi ulteriormente motivo di ansia. Cercate di rilassarvi, rinviate o addirittura cancellate gli impegni. Ritagliatevi uno spazio tutto vostro per riflettere. Toro, certi obiettivi, per essere raggiunti, richiedono un forte impegno. Se è il vostro caso, dovrete dunque interpretare questa giornata di festa non come un'occasione di relax, ma anzi come un'opportunità per concentrarvi indisturbati sui vostri piani. In campo sentimentale, tutto promette di filare per il meglio. Gemelli, giornata distensiva da dedicare al recupero delle energie e alle piccole cure del corpo e della bellezza. Le stelle favoriscono inoltre piccole iniziative. Per esempio, potreste finalmente dare il via ad una dieta depurativa non troppo impegnativa, ma neppure troppo all'acqua di rose. Ne trarreste grande giovamento. Cancro. La giornata vi porrà di fronte ad una scelta, se non proprio ad un problema, che richiederà riflessione. Prima di decidere il da farsi, cercate di rendervi conto di come questa vostra scelta verrà accettata dagli altri. Se foste nei loro panni, quale sarebbe la vostra reazione? Salute e forma senza problemi. Leone, gli astri continuano a fornirvi di grandi energie. La vostra spinta a fare sarà pertanto ancora molto forte. L'unico rischio che correte, come spesso vi capita, è quello di strafare. Prudenza dunque e non spazientitevi nel sentirvi ripetere questo ritornello di buon papà. Diffidate di una persona scorpione. Vergine, buona giornata, veri problemi non ne dovreste affrontare. Il consiglio, favorito dalle posizioni planetarie, è quello di concedere un po' di riposo non solo al vostro corpo, ma anche alla vostra mente. Date uno stop, se potete, ai vostri pensieri, rilassatevi, lasciatevi condurre dagli altri e, meglio ancora, lasciatevi condurre da chi vi ama. Bilancia. Stelle favorevoli e per voi giornata interessante, di grande simpatia. Questa volta non sarete voi a darvi da fare per interessare gli altri. Tutto funzionerà all'opposto. Tenetevi pronti ad approfittare delle occasioni che la fortuna vi metterà a portata di mano. Col partner, momenti di bella sincerità. Scorpione, nel vostro cielo appaiono qua e là piccole ma fastidiose nuvole. Fuori di metafora, non sarà impossibile che il partner vi chieda chiarimenti e prove inconfutabili sul significato di una decisione che lo sta lasciando perplesso. A voi prepararvi la risposta più adatta. Sagittario, stelle non del tutto favorevoli, ma voi non badateci e da parte vostra sforzatevi di alleggerire la giornata buttandovi alle spalle i pensieri e i problemi che più vi disturbano. Giorno più, giorno meno, non cascherà il mondo se rinvierete una decisione. Gli altri l'aspettano? Portino pazienza una volta tanto. Capricorno. Un malinteso andrà chiarito al più presto. Non tenetevi dentro ciò che sentite di dovere dire, a rischio di rovinarvi il fegato. Semmai, una volta posto il problema sul tavolo, rendetevi sinceramente disponibili per discuterlo e per riconoscere anche eventuali torti da parte vostra. Sul piano della salute, tutto bene. Acquario, le stelle continuano un periodo di alti e bassi nei vostri confronti e voi, dal canto vostro, non potete che adeguarvi a questo altalenante andamento. Non accettare questa situazione e cercare di combatterla non può che augurire i vostri disagi. Molto meglio allora fare buon viso a cattiva sorte e cercare, per quanto possibile, di rilassarsi. Pesci, un problema
che trascinate da qualche tempo, ora va finalmente affrontato e risolto. Fatelo, anche perché le stelle vi danno sufficiente inventiva per una soluzione brillante ed indolore, salvo tutt'al più qualche rimpianto. Salute e forma sono accettabili, tuttavia dedicate loro qualche attenzione in più. Ricordate che le vacanze al mare si avvicinano.